Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi volevamo un pochino venire incontro a tutti quelli che hanno appena acquistato un Samsung Galaxy Nexus o che possiedono un tablet Honeycomb e che magari vogliono personalizzare al meglio la propria home. Per questo motivo abbiamo pensato di suggerirvi una suite molto interessante di widget chiamata Wiz Widget. È realizzata da Snowbee, lo stesso che ha realizzato un'altra suite famosa, conosciuta con il nome di Colorize Widget. Di fatto sono due suite gemelle. La differenza tra i due è che Colorize era destinato a tutti i dispositivi Gingerbread o versioni precedenti di Android, mentre Wiz Widget è espressamente pensata per Honeycomb ed Ice Cream Sandwich. Dico subito che la versione presente sul market è free, però esiste anche una versione a pagamento che non potete acquistare appunto sul market, ma dovrete acquistarla facendo un piccolo pagamento tramite PayPal sul conto dello sviluppatore stesso, mi pare circa 4 euro, dopodiché vi verrà inviato, diciamo, un codice che sbloccherà una volta per tutte la versione Pro. Perché non è presente sul market? Perché praticamente Snowbee non risiede in un paese dove è possibile per adesso pubblicare applicazioni a pagamento. La differenza tra versione Pro e versione Free riguarda, diciamo, la presenza semi di un widget che si può utilizzare solo in versione Pro, oppure, diciamo, funzionalità come personalizzazioni più avanzate che non abbiamo sulla versione Free, mentre abbiamo sulla versione Pro. In ogni caso, vediamo un po' i widget. Praticamente sono questi. Abbiamo ben due agende, una più grande e una più piccolina. Abbiamo il calendario. Abbiamo anche due widget dedicati a Facebook, uno con uno stile classico da muretto, l'altro a bigliettino. Abbiamo anche due widget sempre con lo stile a muretto e bigliettino dedicati a Google Reader, quindi se voi seguite vari siti attraverso gli RSS, questi widget vi vengono incontro perché sono molto molto comodi. Qui abbiamo quello dei messaggi. Quello dedicato a Twitter, sempre due tipologie, e abbiamo Timeline. Timeline è in pratica il classico widget che integra tutte le notizie, diciamo, di Facebook e Twitter, quindi integra due social network. E questo praticamente è il widget che potrete utilizzare soltanto acquistando la versione Pro. Per il resto, vedete come noi possiamo personalizzare l'interfaccia del widget, o meglio, decidere un tema, quindi utilizzare colori scuri per le icone, customizzare i colori, decidere il livello di trasparenza, oppure vedete anche altre luci, la grandezza dei caratteri. Lo stesso, diciamo, font, quindi il colore dei caratteri, vedete? Possiamo tranquillamente personalizzare. Questa praticamente è l'agenda classica, il calendario, ovviamente già pronto per ospitare, diciamo, per aggiungere, diciamo, nuovi eventi, quindi sincronizzarsi con Google Calendar. Questa appunto timeline, vedete come noi possiamo entrare all'interno di una news, interagire scrivendo un commento oppure dire che ci piace. E questo praticamente è l'agenda con integrato, diciamo, il calendario. Proviamo a mettere anche un widget nella home, sempre quello di Google Reader, e vediamo com'è è possibile dimensionare, quindi ridurre o aumentare lo spazio occupato dal widget. I widget sono ovviamente scrollabili, possiamo chiaramente decidere gli intervalli di tempo con cui la sincronizzazione deve appunto aggiornare il widget, quindi le news. Se entriamo all'interno di una news, possiamo leggere l'anteprima oppure la versione completa, o anche leggerla direttamente sul sito web. Vedete quindi come tutto è molto intuitivo, molto piacevole, è una suite veramente molto interessante,
che noi appunto ci sentiamo di consigliare, perché personalmente penso che sì, i widget di Onicom di Ice Cream Sandwich sono molto belli, infatti sono molto carini, però ci sono delle mancanze. Almeno io personalmente sento la mancanza di un calendario vero e proprio dove possiamo vedere tutti i giorni del mese, oppure sento un pochino la mancanza di quei widget dei social network. Infatti, nell'esperienza per Google non abbiamo ancora un widget che integra Facebook oppure Twitter o anche tutte e due insieme. Questa, diciamo, è una mancanza. Io personalmente la sento perché testando molti smartphone ormai mi sono un pochino abituato a varie interfacce dei vari produttori che un po' tutti implementano un widget dei social network, invece, diciamo così, nell'esperienza per Google questa non c'è. E ovviamente dobbiamo un pochino compensare, sul market trovando, diciamo, widget o eventualmente delle suite. Infatti per questo motivo noi abbiamo pensato di, consigliarvi questa suite, Wheels Widget, molto interessante, free se vi piace. E volete funzionalità più avanzate, acquistate la versione Pro. Speriamo di avervi, diciamo, fatto un piacere a suggerire questa suite, quindi dandovi, diciamo, informazioni penso abbastanza preziose. E niente, ci vediamo alla prossima e un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao!